Arezzo diventa una città sempre più cardioprotetta anche grazie all'ultima installazione di un defibrillatore in piazza Sant'Agostino, un'importante donazione delle donne della Croce Bianca che con parte del ricavato dei mercatini di beneficenza hanno deciso di donare due defibrillatori a favore di tutta la cittadinanza, uno posto appunto in piazza Sant'Agostino ed un altro all'ingresso della stessa Croce Bianca. Un altro apparecchio quindi che si aggiunge ai numerosi defibrillatori già presenti nei quattro angoli della città e che contribuiranno a rendere ancora più sicura la città di Arezzo. Una collocazione strategica, quella in piazza Sant'Agostino, proprio nei pressi di una scuola, l'Istituto Suore Stigmatine, che consentirà così ai numerosi studenti di apprendere come si utilizza un defibrillatore, ma soprattutto l'importanza dell'apparecchio. E si apre il sacco, c'è le piastre e qui ci sono anche i disegni. Le illustrazioni sulle piastre. Vedete, c'è i disegni, vedete? Da una placca. Si mette una qua e una qua. Ora si chiude perché ogni volta che si apre si consuma la batteria. Normalmente la batteria dura 4 anni. Questo qui non ha bisogno nemmeno di manutenzione perché quando funziona c'ha un ok qui. Quindi non c'è bisogno di fare manutenzione, mentre gli altri strumenti hanno bisogno di fare manutenzione. Questo non ha bisogno perché c'ha un ok. E quando qualcosa non funziona qui c'è una X.